Anna. Una storia di una famiglia palestinese che ci può raccontare quello che spiega e il lettore andrà a leggere. Beh, il lettore andando a leggere questa storia capisce qual è la quotidianità palestinese, ossia una quotidianità fatta di continui soprusi, maltrattamenti nel silenzio internazionale, perché la gente si sta accorgendo che a Gaza ci sono delle bombe che cadono sulle teste dei civili, ma non si accorgeva prima che la vita in Palestina era dura sotto tutti i punti di vista. In Palestina vai nelle città palestinesi, ti sembrano città normali, c'è traffico, ci sono i mercati, però in Palestina manca la cosa essenziale che ogni cittadino cerca, la sicurezza. In qualunque momento puoi essere imprigionato senza capi d'accusa perché esiste la detenzione amministrativa, puoi essere torturato, puoi essere ucciso a sangue freddo perché semplicemente avevi un coltello sulla borsa per tagliare la mela e quel giorno il soldato di turno ti dice: tu mi volevi uccidere, senza prove, senza niente, ti punta il fucile in testa e ti uccide. Tutto questo non sei tutelato da nessuno, perché se chiami i soldati appoggiano comunque sempre il colono e se chiami la polizia palestinese alla fine quello è, e quindi questo aspetto che manca in Cisgiordania, perché il mio libro è ambientato lì, porta a vivere una vita che non è una vita alla fine. Anzitutto non lo chiamerei conflitto, in realtà è una colonizzazione di insediamento che va avanti dal 48. E, nei due stati potevo crederci qualche decennio fa, adesso come facciamo a formare uno stato palestinese in quello che ormai è diventato un arcipelago? Ormai è pieno di colonie, non c'è, sono tutti, i palestinesi vivono incarcerati dentro dei puntini di terra, vivono attorno a questi coloni armati super violenti, quindi lo stato palestinese non può più sorgere in quello che è attualmente la Palestina. Bisogna reintegrare tutti i diritti del popolo palestinese, il diritto al ritorno, il diritto a avere le proprie case, il diritto a non essere usurpati della casa perché un mattino un colono ti dice: qua viveva mio nonno millenni fa. Ma in che senso, come è successo nel 2021 a Sheikh Jarrah, in che senso questo accade? La comunità internazionale parla ancora di due stati. Qui bisogna parlare di reintegrare tutti i diritti del popolo palestinese e una volta reintegrati possiamo parlare di uno stato palestinese. Senti, tu andrai alla manifestazione sabato? Io andrò. Una provocazione da parte della comunità palestinese in dirla nel giorno della memoria. Allora io mi chiedo, ma la memoria, questo giorno della memoria, per cosa è stato creato? La memoria nasce, il giorno della memoria nasce con un obiettivo, dire alle generazioni che non hanno vissuto la Shoah, spiegare che non può accadere una Shoah, un olocausto a un qualsiasi popolo. Che nessun essere umano può essere torturato, umiliato come non sono stati gli ebrei. Ebbene, se la memoria serve a questo, perché proprio nel giorno della memoria non ricordare che ad oggi la memoria sta registrando un nuovo genocidio, che ad oggi la memoria è a Gaza e sta scrivendo che più di 10.000 bambini sono stati torturati, gambizzati, 25.000 bambini orfani. È più che mai giusto nel giorno della memoria appoggiare e dire: c'è stato un genocidio, c'è stato un olocausto e nessuno lo nega e gli ebrei hanno sofferto. Però proprio perché la memoria è stata istituita per dire mai più, no, oggi avviene un genocidio, oggi c'è ancora un genocidio. Quindi rafforzare, dare forza alla giornata della memoria, questo.